Il giornale raro. Fa ridere, eh? Il giornale raro. Si devo menare. Cos'è per giornale raro, ma con la cosetta di lettere. Noia di cuffia, oh. Portasse notizie, dai. No. Allora se ne coscia, ti ho detto che la curatella va messa dopo i carciofi. Prima i carciofi, poi la curatella, sennò siete serbatico. Di un'altra parola, vengo là di sforno, va bene? Che me frega che sei, mia sorella, di sforno uguale. Te gonfio. No. Attacca, va a mettere i carciofi, dai. Che c'ho da fare, c'ho da parte del giornale. Ciao, ciao. Sanno manco fa la curatella con i carciofi, che campano a fare. Oh. Oh, se, senti, se non mi porti le notizie, capace che vengo là e te spugna, capito? Ti devo menare. No, a te, te gira, a te. Una volta io lavoravo in una norcineria, capito? Questa è mia sorella con questa curatella, sempre, 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 continua, continua. Mi prudono le mani. Sono due. Metti i, come i diti. I dito, non si dice i dito, si dice i diti. Li diti. Gli, no, perché non suona bene, gli diti. Non si può dire. Non viene i diti. Le mani sono due. No, le mani. Prudono le mani. Oh, queste notizie forse, andiamo subito. Allora, notizia qui a il giornale raro. Il giornale raro, a me fa ridere, mi è venuta a mente a me questa cosa, il giornale raro. Allora, Storace ha deciso di candidarsi a sindaco. Storace politico, Storace, cioè pure qua si potrebbe fare dei giochi di parole. A me piace tanto, perché io sono, quando andavo a scuola andavo bene, io molto bene andavo. Allora, Storace si è candidato al sindaco e ha dichiarato, parole sue, ha detto sui rom, ha detto intanto i rom non sono romani, i rom non sono romani, casomai sono romani a metà, i rom, quindi sono considerati come romani monchi, sono monchi, mezzi romani, e come tali vanno considerati dall'amministrazione capitolina, quindi come tali li dobbiamo praticamente ci dobbiamo comportare. Mentre per gli indiani c'è questa polemica sui ristoranti indiani, lui dice l'indiano, i indiani, perché sono tanti, i indiani è come i didi, sì. I didi indiani. Indiani invece. C'è anche questa polemica di Storace che dice gli indiani sono avulsi completamente dalla realtà capitolina e quindi tutti si devono portare con le loro pentolette, i ristoranti, le cose, i burri, i pollo d'antori, tutti quelli che fanno loro, e quindi praticamente può chiudere tutti i ristoranti indiani. Vabbè, se che non gli piace a mangiare indiano. Comunque Storace si presenta con questo tipo di programma.